proprio ieri sera sembrava tutto fatto tra PD e Movimento 5 Stelle. Dopo una giornata di intenso lavoro dei capigruppo, si era arrivati alla caduta del veto su Giuseppe Conte, quindi il via libera a Conte, presidente del Consiglio di un governo PD 5 Stelle. Però poi arriva il colpo di scena alle 22:40. Di Maio scrive sul blog delle Stelle: "Non vi preoccupate, chiederemo alla piattaforma Rousseau se è d'accordo o no all'alleanza con il PD. Quello che deciderà la piattaforma sarà legge. Prossima settimana si voterà. Nel caso ci fosse un no all'accordo col PD, Movimento 5 Stelle non farà più parte del governo." La reazione del Partito Democratico a mezzanotte e 10 minuti è stata quella: questo è un grave sgarbo istituzionale, e di più anche il fatto che Di Maio sarebbe attaccato alla vicepresidenza del Consiglio, non vuole mollarla, vuole essere riconfermato nel governo PD 5 Stelle come vicepresidente del Consiglio, e questo non lo possono accettare perché si riproporrebbe Conte, presidente del Consiglio, e lui unico vicepresidente del Consiglio, poi sotto PD e Movimento 5 Stelle, i due partiti, con il diktat poi dei 10 punti del Movimento 5 Stelle, di cui il primo da fare immediatamente è quello del taglio dei parlamentari. Quindi il Partito Democratico, che all'inizio pensava di dettare legge in questa alleanza e aveva dato i suoi 5 punti inderogabili, fissi, eccetera, eccetera, si sta trovando nella situazione opposta, che il Movimento 5 Stelle vuole dettare assolutamente la linea su tutto, come dire: se volete venire con noi, venite, ma comandiamo noi. O forse Di Maio sta facendo la stessa cosa che fa Zingaretti, forzare il tutto fino alla rottura, perché nessuno dei due vuole l'accordo. Né Di Maio né Zingaretti vogliono questa alleanza. Zingaretti vuole andare alle elezioni e Di Maio forse vuol tornare con Salvini. Ed è per questo che io penso che Toninelli e Trenta hanno firmato immediatamente il divieto di ingresso nelle acque italiane alla ONG tedesca Eleonor. Perché lo avrebbero firmato così velocemente, senza dire niente, che proprio 10 giorni fa con l'Open Arms si erano scandalizzati gridando alle mostruosità di questo divieto, che non è possibile, che si va incontro a dei processi, si va contro la magistratura, perché è disumano fare così, perché Trenta gli diceva a Salvini: sei veramente disumano, mostro. E adesso firmano tranquillamente, come peraltro avevano sempre firmato queste cose. Era mostro solo con l'Open Arms, perché in quel momento Salvini li voleva licenziare facendo cadere il governo, proprio li voleva mandare tutti a casa. Cadendo il governo, le elezioni vanno tutti a casa. Quindi adesso, zitti zitti, l'hanno firmato senza dire nulla. Il sospetto è che proprio la linea di Di Maio li abbia riuniti, gli abbia detto: adesso facciamo saltare tutto con il PD, tanto la piattaforma Rousseau non voterà mai l'accordo col PD, quindi state tranquilli che adesso torniamo con Salvini, che ci sta dando tutto quello che vogliamo. Io posso diventare Presidente del Consiglio, i ministri rimangono quelli, in più tutti e 10 punti, taglio dei parlamentari immediati, e poi Salvini, dopo lo spavento che ha preso, non farebbe più il galletto come prima con noi. Saremmo di nuovo alla pari, se non al contrario, il Movimento 5 Stelle magari comincerebbe a dettare legge invece che Salvini poco prima della caduta del governo, che peraltro non è mai caduto, è ancora in piedi, eh. Diciamo che il governo è caduto, il governo è caduto, ma il governo non è mai caduto, perché Di Maio e Salvini sono sempre i vicepresidenti del Consiglio dei due partiti di maggioranza. E nonostante Giuseppe Conte sia il presidente del Consiglio uscente, è sempre in questo momento presidente del Consiglio, fino alla decisione di Mattarella di domani, che potrebbe riconfermare il governo giallo-verde con Conte, Salvini e Di Maio. Poi, se Conte non volesse fare il presidente del Consiglio perché ormai ha detto basta Salvini, per lui ormai Salvini ha chiuso, ci sarebbe sempre l'opzione Di Maio presidente del Consiglio.
Tornando al PD, il sospetto dello Stato Maggiore Dem è che Di Maio stia prendendo tempo per tenere ancora aperto il forno con la Lega. C'è poi il particolare del post sul blog delle Stelle in cui si esplicita l'intenzione di sottoporre il progetto di governo alla base solo dopo che Giuseppe Conte abbia eventualmente ricevuto l'incarico. Uno sgarbo istituzionale senza precedenti per i Dem. Quindi avete capito cosa vuole fare Di Maio? Non chiedere alla piattaforma prima di andare da Mattarella, ma andare da Mattarella dicendo c'è l'accordo, incaricate Giuseppe Conte di Presidente del Consiglio e dopo, la settimana dopo, quando Conte è già Presidente del Consiglio e va a chiedere la fiducia alle Camere, perché deve chiedere la fiducia alle Camere, per votazione gli devono dare la fiducia, i partiti che hanno promesso la fiducia, immaginatevi che magari sabato e domenica o fine settimana votano nella piattaforma Rousseau e dicono no al PD, no all'accordo col PD, a quel punto il Movimento 5 Stelle non darebbe la fiducia a Conte, sarebbe sfiduciato Conte di nuovo, cioè di nuovo, non è mai stato sfiduciato, ha dato le dimissioni, però in questo caso sarebbe sfiduciato in Parlamento, addirittura Conte non chiederebbe neanche la fiducia, dando direttamente, rimandando, rimettendo il mandato nelle mani del capo dello Stato immediatamente. Però a quel punto il patatrac è fatto, a quel punto Di Maio non può più tornare con la Lega di nuovo. Immaginatevi di nuovo che Mattarella fa di nuovo le consultazioni per vedere se c'è un'altra maggioranza e spunta fuori la maggioranza di nuovo Salvini-Lega, cioè Salvini della Lega e 5 Stelle. A quel punto bisognerebbe andare assolutamente alle elezioni, Mattarella sceglierebbe le Camere. Quindi se Di Maio vuole tornare con Salvini lo deve fare prima di andare al Quirinale domani pomeriggio, prima deve parlare con Salvini, ma voi sapete che con Salvini basterebbe comunque una telefonata e tutto sarebbe risolto, tornerebbe tutto come prima. Quindi la cosa di 30 Toninelli che hanno firmato il divieto, quello dovrebbe far capire a Zingaretti, politico di lungo corso, che c'è qualcosa che non torna. Anche Renzi, che è molto scaltro, dovrebbe capire che quella firma di Toninelli e 30 è una chiara indicazione che sotto ci sarebbe già delle trattative con Salvini, forse. Quindi oggi, dal vertice annullato delle 11 del mattino, al clima positivo, fino a giungere in serata a un nuovo stallo. Partito Democratico e 5 Stelle hanno vissuto una nuova giornata sulle montagne russe alla ricerca della quadra in quella trattativa che dovrebbero portare a un governo giallo-rosso. Ma prima della nuova rottura, il summit di Montecitorio con i capigruppo e i vice dei due schieramenti riuniti allo stesso tavolo aveva fatto registrare una fumata grigia che sembrava preannunciare il varo del prossimo esecutivo. Un'accelerazione arrivata dopo i contatti tra il presidente del Consiglio Conte e il segretario Nicola Zingaretti e che aveva avuto al centro i principali nodi politici della vicenda. Ma forse Di Maio, visto alle strette, come dire, qui c'è l'accordo, alt, devo chiedere alla piattaforma Rousseau. La prossima settimana però, come dire, dicendo questo, Zingaretti deve dire basta, non voglio più sentir parlare di voi, perché dire facciamo un accordo e io chiedo alla piattaforma dopo che diciamo a Mattarella che c'è l'accordo, Zingaretti ha detto ma questo è un grave sgarbo istituzionale, non sgarbo a Zingaretti come persona, ma questo è uno sgarbo al Partito Democratico. Come? Sigliamo un accordo, andiamo da Mattarella a dire ci siamo e tu dici però fra 2 o 3 giorni se la piattaforma dice no, saluti e baci, arrivederci e grazie. Capite Zingaretti? Gliele stanno tirando. Io penso che Zingaretti dovrebbe dire con per noi la trattativa è finita, si va alle elezioni, e Di Maio esultante correrebbe a telefonare a Salvini. Quindi Di Maio avrebbe provato con la carta Conte, sapendo che non l'avrebbero mai accettata, e l'hanno accettato. E allora ha detto, e adesso che faccio che hanno accettato Conte? Allora mi propongo io come vice premier, tanto non lo accettano. Ma chissà, potrebbero anche accettare Di Maio come vice premier. Quindi l'ultima carta che il Partito Democratico non può smontare è quella proprio della piattaforma Rousseau. E i militanti, io credo che al 99,99 voteranno no ad un accordo col PD.
D'altronde la piattaforma non ha niente da perdere, non vengono licenziati, non perdono uno stipendio, non perdono una poltrona, non perdono un ministero, non perdono un posto da sottosegretario. Quindi voteranno per quello che veramente pensano, no a Zingaretti, Prodi, Renzi, alla compagine che hanno sempre odiato. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.